Oggi la torta budino, la torta furba per il compleanno del tuo bambino. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Due Cuori e Una Cappa. Benvenuti nella nostra cucina virtuale che è sempre più reale. Oggi siamo qui perché siamo. Ma manca qualcuno? Eh sì, Gabriellino oggi non c'è. Sono sola. Che disdetta! Mi sono impossessata del canale. E allora facciamo insieme una torta buonissima da fargli ritrovare al suo rientro. La torta budino, una torta perfetta per il compleanno dei bambini. Guardate che semplice farla e che buon risultato. Spostiamoci di là e andiamola a preparare insieme. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta budino. Dei savoiardi, due o tre pacchetti, dipenderà dalla grandezza della vostra teglia. Io farò questa torta in una teglia da 24 cm di diametro e mi occorrerà una confezione intera, intesa di una confezione di questi savoiardi che acquisto alla Lidl, quindi una confezione di savoiardi, una confezione di budino al cioccolato, una panna montata e un mascarpone, 1 litro di latte intero, dello zucchero a piacere, del tutto facoltativo un pochino di latte condensato, ma non è necessario, solamente se volete dare quel saporino in più. E un po' di essenza di vaniglia, io non ce l'ho, quindi userò la vanillina. E del cacao amaro. Iniziamo subito. Come prima cosa, fodero la teglia da 24 cm. E metto da parte la mia teglietta. Adesso prendo i miei savoiardi e li divido a metà. Prendo la mia teglia e comincio ad adagiarli uno accanto all'altro. Staranno in piedi perché io li poggerò dalla parte del taglio netto. E riempio così tutta la teglia. Alla fine quello che avremo sarà questo. Ho aggiunto anche 4 pavesini perché mi rimanevano questi buchini e non mi piacevano per nulla. Adesso prepariamo il nostro budino. In un pentolino versiamo il nostro preparato. Quindi versiamo all'interno 1 litro di latte. Io lo sto usando intero. E adesso lo porto ad ebollizione. Il budino comincia ad essere in ebollizione. Eccolo qua. Da questo momento rimestiamo per 2-3 minuti continuamente. Mi raccomando, questa è la fase più importante, non mollate. Dovete mescolare, mescolare, mescolare. Meglio queste fruste che raschiano il fondo, perché così non lasciate attaccare nulla sul fondo della pentola. Ok, direi che ci siamo. Stacchiamo la fonte di calore. Spostiamoci. Ecco qui il nostro bel budino. Prendiamo la teglia e versiamo dentro il budino. Su tutto. Schiacciamo bene i biscotti che tenderanno a salire a galla. Bere il budino e i biscotti. Aspetto 2 secondi, schiaccio dentro i biscotti. Un peso e voilà, schiacciamo e lasciamo freddare a temperatura ambiente. Ci vediamo a torta raffreddata tra un 4 orette.
Fase 2, io ho messo la torta in freezer a raffreddare per fare prima. Dopo vi dirò se va bene anche farla raffreddare in freezer o se viene una porcheria, ma credo di sì, credo che una volta che la torta abbia perso il calore infuocato del budino incandescente, possiate metterla o in frigorifero o in freezer per accelerare la compattatura, diciamo così. Adesso facciamo la crema barra panna di guarnizione. Metto 4 cucchiai di zucchero, ma questo è del tutto facoltativo. Potete metterne più o meno. Fate conto che è una torta per 12 persone quella che stiamo facendo, almeno 12 persone. Quindi potete anche, quindi capirete bene che il quantitativo di zucchero poi alla fine a porzione è veramente irrisorio. Certo, se vi scofanate tutta la torta, attenzione ai trigliceridi. Metto 2 bustine di vanillina e monto la panna che deve essere ben fredda di frigo. Io ho qui una confezione da 200 grammi. E con le fruste monto la panna. Panna super ferma. Adesso aggiungo anche il mascarpone perché la copertura della torta Malù era fatta con questa panna fatta di non solo panna. E io ci ho aggiunto anche un cucchiaio di latte condensato e vado piano piano ad inglobare tutto. Una volta che avremo questa crema super sostenuta, assaggiamo per vedere quanto è dolce. Prendiamo una sac à poche e mettiamola dentro. Bene, alla fine della fiera, quello che avremo sarà questo. E ho appena saputo che la mia amica, la mamma del bimbo, oggi non verrà, quindi la torta. Amen, l'ho fatta solo per il canale, si può dire. A questo punto, guardate, guardate. Eliminiamo la carta. Sac à poche alla mano. Qua ci vorrebbe Gabriele che mi dice: "Ora ti esplode?" Sicuramente mi esploderebbe. Ma è bellissimo! E Ma questo è torno. sotto? Questo è il sopra. No! Ma lascialo così! Sembra una cosa tipo ciccino giapponese! Ma! Sparamene un poco qua! Ah! E alla fine quello che avremo sarà questo, la nostra bellissima torta budino o torta Malù. Bene, adesso spolverizzo un po' di cacao amaro sopra e buon compleanno! Benissimo! La torta più buona che c'è con lo sforzo minimo, nel senso che è tutto molto semplice e di sicura riuscita. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Preparatela anche col budino bianco e farcitela magari con qualche fragolina, sarà spettacolare. E magari pucciate i savoiardi nel sughetto delle fragole prima di impilarli l'uno sull'altro. Vedrete che gusto paradisiaco. Quindi sbizzarritevi nelle varie sfaccettature di questa torta facilissima e lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto e una condivisione. Aspettando Gabriele, vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sulle vostre tavole. Da Ombretta e da Gabriele che non c'è, tutto alla prossima volta. Ciao!